Se l'autonomia dello smartphone è una delle vostre caratteristiche principali nella scelta di un nuovo telefono, allora questo è Asus Zenfone Max e come al solito bentornati insieme a grossoshop.net. Ebbene sì, la batteria è una delle particolarità di questo smartphone, ben 5000 mAh che ci garantiscono ampiamente una giornata abbondante di utilizzo con un utilizzo stress intenso con il dual sim a bordo 156.6x77.5x10.5 mm di spessore, tutto racchiuso in 202 grammi di peso. Si può rimuovere la back cover, la batteria non è removibile, possiamo inserire anche una micro SD per andare a espandere la memoria di sistema, che è da 16 GB. Una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con una particolarità, ovvero l'autofocus laser, una frontale da 5 megapixel, il tutto correlato da un display da 5.5 pollici HD con la possibilità anche di inserire un cavo OTG con la Zenfone UI e nonché anche uno Snapdragon 410 con 2 GB di memoria RAM. Performante l'interfaccia di questo smartphone, c'è la possibilità di inserire addirittura pacchetti con esterni, il tutto gira molto bene, molto fluido su base Lollipop e lo si vede anche dal video. Altamente customizzabile questa interfaccia, si può veramente settare il tutto, dalle transizioni, dai pacchetti icone, dai temi. Davvero su questo smartphone, ma soprattutto su tutta la piattaforma Asus, la personalizzazione è uno dei punti di forza. Quasi non importa mettere launcher alternativi come Nova Launcher, Apex, insomma tutti i launcher che ormai abbiamo imparato a conoscere nelle nostre video recensioni. Il display è uno dei punti di forza di questo terminale, è la risoluzione HD, però questa ci garantisce comunque un display ben risoluto che si vede bene sotto la luce del sole, ma soprattutto i consumi sono ridotti veramente ai minimi termini grazie alla risoluzione non ampissima di questo display. Snapdragon 410, come su Motorola, come su tutti i device che montano questa tecnologia di processore, è una garanzia per l'autonomia del nostro smartphone. Adesso vi lasciamo ai nostri test.